attimo col Presidente della Repubblica per cambiare qualche battuta? Sì. Ho avuto modo e devo dire che il Presidente è sempre molto affettuoso e attento nei confronti della nostra città. Questo per noi è importante perché egli è il massimo garante degli equilibri costituzionali e questa città ha dimostrato in questi anni, non a chiacchiere ma con i fatti, di fare la sua parte. Abbiamo bisogno, con la umiltà che ci contraddistingue, ma anche con la determinazione, di essere rispettati dalle altre istituzioni. E poi ho sottolineato anche al Presidente che è venuto il momento che il Paese riveda lo strangolamento finanziario e normativo nei confronti degli enti locali. Parlo di Napoli, ma parlo del Paese, in particolare del Mezzogiorno, ma non solo. Vediamo quello che sta accadendo a Torino, in cui si parla di entrare in predissesso. Cioè, se noi non diamo un po' di ossigeno vitale ai comuni, e non penso solo ai soldi, per un ossigeno normativo e di cornice istituzionale, è come se tu non dessi ossigeno alla gente del nostro paese. E voglio ricordare, come ho ricordato, che i comuni stanno pagando il debito pubblico nazionale, non sono i fattori del debito, quindi adesso bisogna lì cambiare. Qualche segnale io credo lo debba dare il Parlamento e il Governo già prima della fine della legislatura, e poi mi immagino un impegno forte questo per il prossimo Parlamento.